un altro luogo dove sono a casa mia. E da questo momento sono un official scugnizzo. Ha un significato enorme, è una cosa che veramente mi riempie di soddisfazione, di gioia, di felicità, perché poi oltre a quello che sono i risultati va ad essere determinato quello che è il legame fra me e i napoletani, che è una cosa magnifica questa cosa qui. Ho lavorato con una squadra fortissima e con degli uomini veri l'anno precedente, per cui sono convinto che questa squadra abbia altrettanto potenzialità per andare. La cittadinanza lei qui? Non lo so se riuscirò ad essere forte come i napoletani, però poi io mi impegnerò al massimo per quello che è qualsiasi presa di posizione per questa città. La cerimonia nella sala dei baroni del maschio angioino suggella quello che tutti i napoletani hanno pensato durante la stagione trionfale dello scudetto del Napoli. Spalletti, uno di noi, e non solo per il successo sportivo, ma anche per quel senso di appartenenza che pochi hanno abbracciato con tanta convinzione senza essere napoletani. E quindi da oggi Luciano Spalletti è ufficialmente napoletano, riconosciuto dall'amministrazione comunale, che ha interpretato un sentimento indiscusso che ha legato l'allenatore alla città. È amato tanto la città che è molto amato dalla città, è una giornata credo di festa, di riconoscimento del lavoro fatto, ma anche di augurio di un futuro molto positivo in primo luogo per il Napoli, ma anche per la nazionale di cui oggi Luciano Spalletti è l'allenatore. Il mio maggior lavoro l'anno scorso è stato quello di far capire dove eravamo e per chi lo facevamo poi questo tentativo di vincere. Dopo che hanno capito, che hanno recepito quello, per me è stato tutto più semplice. Anzi, nelle riunioni spesso veniva ribadito questi concetti qui, ci abbiamo costruito poi per tutta la stagione su questo tipo di ragionamento. Mi fa piacere ci sia De Laurentiis, perché poi quello che è successo nella passata stagione è lì sotto gli occhi di tutti, è stato determinato dal lavoro di assieme di tutti, cioè tutti allo stesso livello, nessuno che è quello che comanda e che gestisce, tutti possono dire la sua e poter indicare qual è la soluzione, se dicono le cose giuste si va da quella parte lì, per cui questa compattezza, città, calciatori, tutti quelli che hanno lavorato nel Napoli, gli staff tutti, hanno determinato poi quella bellezza lì e oggi li siamo tutti insieme, per cui è il miglior modo per ricevere questo premio qua.